10 giorni dalle elezioni si vuol prendere il merito della trasparenza e hanno trovato chi è che è più trasparente di loro e l'hanno attaccati sulle fondazioni. È questo il gioco sleale che sta avvenendo sulle leggi sul finanziamento dei partiti, che non si fanno le leggi per farle funzionare, ma si fanno le leggi per andare fuori a dire che io sono quello che ha moralizzato la politica. Per moralizzare la politica c'è un modo solo, Presidente, uno solo: ripristinare il finanziamento pubblico dei partiti e impedire qualsiasi finanziamento diretto ed indiretto dei privati tranne il costo della tessera. Questo è l'unico sistema perché la corruzione non entri in politica. L'unico. Grazie, onorevole Bianconi. E adesso do la parola alla deputata Di Vita. Grazie Presidente, ma io resto basita dalle parole del collega Richetti e mi chiedo se faccio parte dello stesso partito che qualche giorno fa ha approvato questa benedetta riforma del terzo settore, perché ribadisco che in quella sede il Partito Democratico e la relatrice Lenzi, così come tutta la Commissione Affari Sociali può confermare, è stato proprio sottolineato che le fondazioni politiche, pur essendo enti no profit, non possono in nessun modo essere equiparate a tutti gli altri enti no profit, così come le fondazioni bancarie, perché è chiaro che debbano sottostare a dei requisiti di trasparenza che sono più simili ai partiti e all'attività politica che sostengono. Quindi a questo punto io vorrei dei chiarimenti. Funziona come ha detto Richetti o funziona come ha detto la Lenzi? Quindi le fondazioni politiche a chi appartengono? Perché in quella riforma, tra l'altro, non l'avete scritto in maniera esplicita. Quindi io temo che sia esattamente come ha detto il collega Richetti, ovvero che le fondazioni politiche verranno trattate come le fondazioni no profit, cioè fondazioni che fanno delle attività di utilità sociale. Una cosa aberrante, perché non si può mischiare la propaganda, la campagna elettorale, le attività politiche con attività invece di utilità sociale. Mi sembra veramente assurda una cosa del genere. Grazie. Bene, questo per me è l'ultimo intervento e allora dichiaro aperta la votazione sul 6.143. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole relatore minoranza. Greco. Cani. Palma. Malpezzi.